Buongiorno ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale. Io sono Andrew Well e quest'oggi vi faccio conoscere il nuovo prodotto Smoke Ninja Pro. Questa è la versione Acer Kit. Che cos'è il Smoke Ninja Pro? È un macchinario molto compatto, quindi portatile, ad uso fotografico, ad uso cinematografico o ad uso hobbistico, per dare un valore aggiunto ai vostri filmati, alle vostre foto, perché grazie a questo riuscite a fare degli effetti fumo, nebbia, vapore che appunto aumentano e danno più vivacità ai vostri video oppure alle vostre fotografie. Andiamo a vedere subito cosa c'è all'interno della confezione. Poi vi faccio vedere come funziona e alla fine due o tre prove che ho fatto, nonostante non sia un videomaker o un fotografo professionista, però qualche soddisfazione io sinceramente l'ho avuta. Poi chi lo saprà sviluppare meglio avrà delle soddisfazioni veramente maggiori. Ma andiamo a vedere cosa c'è dentro la confezione. Allora, nella confezione intanto troviamo la borsina comoda, rigida, quindi per tenere tutto dietro e per non schiacciare i nostri appunto accessori all'interno della borsina. Abbiamo il Smoke Ninja Pro, come potete vedere molto compatto, che ci andremo un attimo a rivedere dopo. Abbiamo un telecomando, quindi abbiamo la possibilità fino ad una distanza di 10 metri di far funzionare il Smoke Ninja Pro. Abbiamo, siccome questa è la versione Acer Kit, abbiamo questa ventola Bluetooth con tre livelli di velocità. Vi farò anche vedere adesso tra un pochino qual è la funzione. Poi abbiamo diversi accessori come il diffusore per l'effetto ghiaccio. Tutti questi accessori qua sono corredati, vedete, da curve, prolungamenti e altro per riuscire a fare quello che vogliamo con il nostro ninja. Quindi abbiamo varie possibilità. Abbiamo il supporto un quarto di pollice per i treppiedi, quindi semplicemente in questo modo incastriamo il supporto, richiudiamo il vano batteria. E qua possiamo collegarlo semplicemente al nostro treppiedi. Se non abbiamo un treppiedi dietro, vogliamo girare alleggeriti, abbiamo un supporto magnetico. In questo caso possiamo attaccarlo a qualsiasi parte metallica che troviamo in giro per strada o magari nello studio fotografico. Oltre a questo abbiamo altri accessori, il cavetto, i tappi per bloccare l'uscita e per proteggere l'uscita del fumo per non far entrare niente nel tank, nel serbatoio. E quindi questi sono gli accessori base che abbiamo all'interno, senza dimenticare che cosa? Senza dimenticare che è una 18 3,50 la batteria all'interno, molto potente, si riesce a fare davvero tanto. 90 minuti dura la batteria, quindi è un bel lavorare con questa batteria ed è una ci vuole però la ricarica circa un'ora e mezza, quindi 90 minuti di uso della batteria, un'ora e mezza per la ricarica. Ci danno quindi tutto il occorrente, anche questo power bank, che è una power bank, ma è una ricarica per la 18650, dove all'interno possiamo metterne anche due, loro ne danno solamente una, però grazie alla porta USB funziona anche da power bank. Quindi noi abbiamo da portarci dietro questo
diciamo appunto power bank, dove possiamo effettuare anche la ricarica della batteria. Allora, Smoke Pro, compattissimo, veramente leggero. Come dicevo, 18650, estrazione molto semplice. Questa è la protezione per il surriscaldamento del tank. Anche questo tank molto semplice, si può svitare per poi sostituirlo, perché all'interno vi è una resistenza, quindi si può sostituire quando comincia a scoppiettare e a non fare tanto fumo. Comunque si può usare fino a 1000 volte all'incirca, quindi diciamo che di vari lavori ne possiamo fare. Semplicissimo l'uso, basta premere 3 volte, abbiamo questo bellissimo display LED che ci piano piano fa vedere la carica appunto della batteria interna. 3 tipi di vapore, fumo. Il primo è il fog, quindi effetto nebbia. Il secondo è l'effetto ghiaccio. Il terzo, steam, è l'effetto vapore. Quindi a seconda delle nostre fotografie o del nostro appunto video che vogliamo girare, degli effetti avremo. Per il sistema fog avremo una nebbia più compatta, più appunto bianca, più densa. Per la questione appunto dry ice avremo l'effetto ghiaccio, quindi non sarà una nebbia volatile, ma sarà una nebbia che si adagerà, molto compatta, molto densa, si adagerà sul pavimento o sulla superficie che volete farla aderire. Vapore, steam, per esempio volete fare una fotografia o un piccolo video su un piatto caldo, è più vapore, è una cosa più leggera. Oltre a questo, premendo poi ancora 1, 2 o 3 volte lo stesso pulsante, avremo default, avremo altri 3 modalità che determinano il tipo di vapore, più forte, medio o non medio. Comunque adesso andiamo subito a vedere come funziona. Allora, dentro il tank si inserisce il liquido che vi danno in dotazione. Tra l'altro ce n'è, sembra poco, ma ce n'è un bel po', perché il tank è piccolo. 1/4 d'ora all'uso del fumo. Aprite questo sportellino in gomma per inserire il liquido e il tutto funziona. Ora sto usando il telecomando dato in dotazione, quindi anche a distanza di 10 metri, opzione fog, guardate che bella nebbia che fa. Quindi diciamo che, guardate che cosa, guardate che bello. Questa è l'opzione fog, quindi nebbia. Se invece vogliamo passare, ricordatevi di mettere sempre la copertura, io l'ho fatto per farvi vedere. Se invece vogliamo cambiare e fare l'effetto ghiaccio, questo è l'effetto ghiaccio. Vedete, rimane per terra e potete fare delle fotografie bellissime con appunto questo tipo di effetto ghiaccio. Come dicevo invece, effetto vapore è un qualcosa di meno denso. Vedete? Molto meno denso. Quindi serve magari per dare appunto, sembrare che un piatto di pasta o un bel secondo abbia la sua, come si può dire, il suo caldo che sta ancora fumando. Quindi è molto più tranquillo. Abbiamo parlato anche di questa ventola. Qual è l'uso di questa ventola? Beh, l'uso di questa ventola è semplicissima. Tutto ha d'incastro. Quindi semplicissimo. Questa serve più per una modalità fog, quindi con una nebbia molto più densa. Si accende la ventola e grazie all'accensione della ventola riusciamo ad avere un effetto come questo.
Questa è velocità 1, ora la metterò a velocità 3 per farvi vedere. Vedete? Serve a fare questo effetto, magari se dovete fare una fotografia ravvicinata ad una modella, per non dare troppo effetto fumo, che non, magari non c'entrerebbe molto, ma questo leggero effetto così nebbia potrebbe dare quel tocco in più alle vostre fotografie. Allora, come detto, versione Hazer Kit dello Smoke Ninja Pro, quindi tutto quello che avete visto sino adesso, il caricabatterie, gli Smoke Ninja, la ventola laser, quindi nessun problema per i vostri effetti, tutte le varie giunzioni, tubazioni, il liquido, la borsina, il telecomando, tutto quello per poter iniziare subito a fare le vostre prove e i vostri esperimenti, diciamo. Ma se lo prendete in una certa offerta direttamente sul sito, vi regalano anche il sistema Bubble. Sistema Bubble cosa vuol dire? Vuol dire che vi fanno permettere di usare lo Smoke Ninja per fare delle bolle di sapone con dentro la nebbia. Vi danno il liquido, il, come si può dire, vasettino, e questo è l'ugello per poter effettuare le bolle. Quindi andiamo a vedere come funziona. Semplicissimo, versiamo un po' di liquido all'interno, ecco, ne aggiungo un po' all'interno del vasetto, creiamo una prolunga con questo diffusore apposito, non facciamo altro che immergere, guardate che forte. Se volete che le vostre bolle rimangano su qualche superficie, dovete bagnare con lo stesso liquido il bordo, quindi bagnando il bordo c'è più possibilità che la bolla rimanga attaccata. Adesso in questo caso, quando uno cerca di fare le prove, non ci riesce mai, però vedete che rimane più attaccata. Ce la farete, ci si può fare, e quindi riuscite a fare queste bolle fantastiche. E quindi è un effetto bellissimo nelle vostre fotografie. Ma non finisce qui, perché non è che potete fare solo una bolla, ma collegando la ventola sempre data in dotazione, collegando i tubicini e tutti i vari raccordi in questo modo e così, vediamo se riesco a farlo, perfetto. Quindi accensione della ventola, pucciare il raise, accensione della ventola, a seconda della velocità della ventola e a seconda di quello che scegliete, adesso pucciamo, guardate, effetto palline. È bellissimo questo effetto, molto scenografico. Se vogliamo delle palline un po' più grosse, allora diminuiamo la forza della ventola e avremo delle palline. Ma guardate che spettacolo! Bellissimo, davvero bellissimo, bellissimo davvero.
Questo succede appunto diminuendo la velocità dello smoke, quindi del Ninja Smoke. Quindi riuscite a regolare anche dalla distanza che voi mettete i vostri tubicini di connessione, riuscite a... Tra l'altro il fumo, vedete, è bello persistente, quindi è un fumo che molto... che ha veramente un suo grande effetto. Non puzza, non ha nessun tipo di odore, quindi non ha, evitare di farlo andare negli occhi, quello certo, come tutti i liquidi, ma non succede assolutamente niente, quindi è veramente veramente sicuro e non ha nessun problema. Guardate che bello. Bene, questo è quello che potete fare, ma non questo, solo questo, molte altre cose con lo Smoke Ninja Pro. Come dicevo, la durata è moltissima, vi sono altri accessori che metterò nella descrizione del video sotto per poter ampliare la famiglia del Smoke Ninja Pro, quindi con un supporto per poterne aggiungere fino a 4, quindi logicamente con uno potete fare molte cose, ma se vi serve una nebbia, un effetto nebbia su grande scala, portatile ovviamente, perché sennò logicamente risolvete il problema con quelli fissi, ma se vi serve portatile su grande scala avete fino alla possibilità di aggiungerne 4. Addirittura vi è un connettore dove si mette qua per la ricarica USB-C, che è un controller DMX, quindi riuscite a collegarlo insieme a una centralina DMX per le luci, quindi quando volete programmare il tutto loro partiranno in automatico. Direi che altre cose non ce n'è da dire, a parte la funzionalità veramente versatile di questo Smoke Ninja Pro. La fantasia è solo il vostro limite, lui non ha limiti, voi potete fare qualsiasi fotografia, qualsiasi idea voi vogliate sfruttare, lui ve la può far fare. Io adesso alla fine del video vi mostrerò una piccola, ve l'ho detto, non sono un fotografo professionista, neanche un videomaker, quindi non ho di presentarvi la possibilità di presentarvelo professionalmente, cosa che invece andrebbe fatta. Però ho fatto 2 o 3 foto che senza questo effetto fumo non mi avrebbe permesso di farlo, come il laser, il night painting appunto con il laser verde, qualche fotografia così e qualche trucchetto dell'apertura di uno scrigno o altro. Quindi l'unica limitazione è la vostra fantasia. Metto sotto il link nella descrizione del video tutti i link dove acquistare, sia sul sito sia su Amazon, il Smoke Ninja Pro. Questa è la versione Acer Kit che vi dà anche la ventola. C'è anche la versione senza ventola che costa leggermente un po' meno, ma a questo punto ragazzi vi conviene prendere tutta questa versione qua. Vi regalano anche il bubble, la formula bubble, quindi riuscite a fare veramente tutto. Grazie per aver visto questo filmato, spero di avervi fatto piacere, vi ringrazio, alla prossima, io sono Andrew Well, e vi saluto, ciao a tutti!